un concerto di mandolini napoletani per arricchire la magia della serata e poi la luna, ma soprattutto le stelle, quelle cadenti della notte di San Lorenzo, ammirate dai tanti cittadini a cui l'Unione Astrofili Napoletani ha offerto la possibilità di esprimere un desiderio anche se non seduti su una spiaggia in riva al mare. Siamo qui a Piazza del Biscito in occasione della notte di San Lorenzo a far osservare al pubblico con le nostre strumentazioni la Luna e Saturno. Questa iniziativa promossa grazie al Comune, grazie all'Assessore alla Cultura e al Turismo, abbiamo avuto questa possibilità stasera di poter guidare il pubblico alla volta del cielo. Se il cielo lo consentirà, se le nuvole lo permetteranno, a mezzanotte spegneremo tutte le luci e avremo la possibilità di ammirare le stelle cadenti. Siamo Unione Astrofili Napoletani con la sede all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Siamo appassionati di astronomia, siamo degli amatoriali e da oltre 40 anni noi ci occupiamo di divulgazione astronomica con eventi pubblici come questo. E così Piazza del Plebiscito sarà presa d'assalto dai non pochi napoletani rimasti in città. Sempre stelle cadenti, sempre, assolutamente. Oddio, anche Saturno ne vale la pena, purtroppo. Il tempo non è dei migliori, quindi stiamo aspettando, ma se aspettiamo vuol dire che ne vale la pena di vedere Saturno. Ce l'ha un desiderio da esprimere? Ah, vabbè, sono tanti, è ovvio. Lo dico a te. Meglio vederle qua in piazza o su una spiaggia? Ma è uguale, l'importante è riuscire a vederle. Per impegni ancora niente vacanze, quindi ci accontentiamo della città. Napoli è meravigliosa, per cui non potevamo mancare la notte di San Lorenzo. A fare da contorno alla serata, Mandolini sotto le stelle, il concerto organizzato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. L'Accademia Mandolinistica Napoletana ha portato in scena il repertorio della canzone classica napoletana, alternando interventi strumentali con quelli dei cantanti protagonisti della serata. La direzione artistica era affidata a Mauro Squillante e Leonardo Massa.